Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo mio video. Quest'oggi, come avrete detto dal titolo, siamo tornati nuovamente in un nuovo episodio su come aumentare gli FPS su Fortnite. Ho visto che questa serie in qualche modo vi sta piacendo e di questo ne sono veramente un sacco soddisfatto. E dunque quest'oggi siamo qui per mostrarvi altri 6 trucchetti per migliorare le prestazioni di gioco su Fortnite. Prima di partire con il video però, come al solito, ci tengo a ricordarvi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Tra l'altro, come promesso nel video precedente, saluto Tom Aip7 per aver trovato l'easter egg nel video. Anche in questo video ragazzi sarà presente un easter egg, quindi chi lo troverà mi raccomando lo scriva qui sotto nei commenti e verrà salutato nel prossimo video. Detto questo, direi di non perderci in tante altre chiacchiere e di iniziare subito con il tutorial. Perfetto ragazzi, prima di partire come al solito ci tengo a fare una piccolissima premessa. Come vi ho anche già detto, questi trucchetti permettono di ottenere delle migliori prestazioni su Fortnite e dunque renderlo abbastanza fluido, ma ovviamente non potrete pretendere che su un PC di 10-15 anni fa possiate andare a 750 fps. Per effettuare il primo trucchetto dovremo recarci sulla nostra casellina di Windows e digitare AppData, esattamente questa cartella, e una volta arrivati qui dovremo andare nuovamente su AppData, recarci su Local, Epic Games Launcher, Saved, Config e infine Crash Report Client. Qui in genere sono presenti tutti i file di quando ad esempio il gioco crasha o ci dice che c'è qualche tipo di errore. Comunque in ogni caso questi file qui non ci serviranno, quindi li possiamo benché eliminare, perché in un modo o nell'altro appesantiscono il gioco. Per il secondo trucchetto invece dovremo nuovamente recarci sulla nostra casellina di Windows e digitare però questa volta temp, esattamente questa cartella, e una volta arrivati qui tutti questi file che vedete, ovviamente nel mio caso, sono dei file temporanei che ovviamente non occorrono al PC e dunque per forza di cose lo rallentano. Quindi facciamo CTRL A per selezionare tutti i file e infine li eliminiamo. La procedura ovviamente non vale per tutti i file, poiché alcuni dovrete consentirli, e una volta che il processo avrà terminato andiamo sul cestino e per eliminarli definitivamente clicchiamo su svuota cestino. Per il terzo trucchetto invece dovremo recarci sul nostro Epic Games Launcher. Tra l'altro ragazzi, piccolo momento di spam, questo è il mio nickname, se vi va aggiungetemi agli amici e io sarò benché contento di fare qualche partita insieme a voi. In ogni caso torniamo a noi. Dovremo recarci su impostazioni e dovremo scorrere in basso fino alla voce Fortnite. Dovremo abilitare questa spunta e qui dovremo incollare esattamente questo link. Si tratta esattamente di questo qui. Prima di andare a incollare il vero e proprio link, qui dovrete modificare questo numero in base al quantitativo di core che la vostra CPU ha. Per verificarlo è abbastanza semplice, basta che andate su gestione attività, vi recate su prestazioni e qui infine trovate il numero di processori. Nel mio caso chiaramente è 4 e quindi qui andrò a mettere 4. Detto questo, copiamo l'intera stringa e la andiamo a incollare esattamente qui. Ragazzi, questa stringa a mio parere è una delle più funzionali che io abbia mai trovato, perché mi ha permesso di ottenere delle prestazioni veramente ottime con un incremento di all'incirca 40-50 fps. E io di base non è che abbia una configurazione così tanto eccelsa, quindi capite bene che ha fatto veramente un salto enorme. L'altra stringa, tra l'altro, è la stessa che ha consigliato Power in un suo video su Twitch e ci permette anch'essa di avere un incremento di FPS su Fortnite, però quest'ultimo non è disponibile per una buona maggior parte di CPU. Io vi metto ovviamente entrambe le stringhe, però a mio parere la migliore in questo momento è esattamente questa. Per il quarto trucchetto dovrete recarvi sulle vostre impostazioni. Qui dovrete andare nella sezione giochi e arrivati qui dovrete disabilitare esattamente questo bottoncino. Sostanzialmente questo, per chi non lo sapesse, è un tra virgolette accessorio che Microsoft ha introdotto per registrare delle clip di gioco, però talvolta per alcuni tipi di PC utilizzare questa funzione anche solo in background senza che la si utilizzi effettivamente può risultare veramente pesante e dunque un abbassamento di prestazioni che in alcuni casi può essere veramente fastidioso. Un altro consiglio che vi do è di disabilitare questa spunta, che sostanzialmente tiene aperta tutte queste applicazioni che vedete in background che appesantiscono il sistema di non poco. Per andare in questa pagina basta semplicemente che scriviate qui background e dovrete cliccare esattamente questa casellina. Per il quinto trucchetto dovrete recarvi nella cartella di installazione del gioco vero e proprio. In questo caso io l'ho salvato sul mio disco locale B, perché è quello in cui tengo tutti i giochi, ma nel caso di chi lo avesse nel disco locale C il procedimento è lo stesso. Andiamo dunque nella cartella Fortnite, Fortnite Game, Binarius,
Queen 64. E una volta arrivati qui dovrete scorrere in basso fino a trovare questa casellina. Cliccheremo con il tasto destro e infine andremo su proprietà. Ci recheremo su compatibilità e dovremo disabilitare, per chi non l'avesse già di default, tutte queste impostazioni che vedete. Cliccheremo dunque su applica e dunque il gioco sarà fatto. Bene ragazzi, siamo giunti al sesto ed ultimo trucchetto. Ci dovremo recare infatti sul vero e proprio gioco e ci dovremo recare nelle impostazioni. Tra l'altro nuovamente guardate che bella la mia skin. Questo è il mio nick, se volete fare qualche partita insieme a me inviatemi la richiesta di amicizia. Nelle impostazioni dovrete seguire esattamente questo schema. Innanzitutto il gioco io vi consiglio di utilizzarlo in finestra, poiché ridurrete veramente e di gran lunga l'appesantimento di questo gioco sulla vostra scheda grafica. La risoluzione video io vi consiglio di utilizzare la 1600x900, che non è la visuale stretched, bensì in 16 noni, che vi consente di avere comunque una buona visione del gameplay. Il limite degli FPS io vi consiglio di lasciarlo a 60, per evitare appesantimenti sulla scheda grafica ulteriori. Se proprio non dovesse farcela, abbassatela a 30. La risoluzione 3D dovete scegliere voi in base al proprio PC a quanto metterla. Io vi consiglio di utilizzarla dal 60% in poi. Di meno la grafica diventerà abbastanza pessima e dunque si giocherà veramente male. Come distanza visuale io vi consiglio di mettere un mix tra lontano e medio. Le ombre dovrete mettere no, anti-aliasing no, texture basso, effetti basso, post-processing basso, VSync e motion blur entrambe disattivate. Beh, gli FPS potete scegliere se utilizzarli o meno, tanto non influisce per nulla nel gioco. Con questo schema di settaggi dovreste avere il gioco molto più fluido e dunque di giocare senza pensieri. Perfetto ragazzi, dunque questo video è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto e spero soprattutto che l'abbiate trovato utile. In tal caso fatemelo sapere qui sotto con un commento o semplicemente lasciando un like. Noi ragazzi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. Io vi saluto, ciao a tutti.